Montero, Sara Federbaum, protagonisti dei poli opposti. Innanzitutto vi chiedo una domanda imprescindibile per questo tipo di film. Voi credete nella teoria dei poli opposti o siete più per le coppie che hanno tante cose in comune e tanti interessi in comune? Allora, no, non credo nei poli opposti, assolutamente no, la trovo una fatica quasi proprio inutile. A me piace la via di mezzo, ovviamente, trovare delle cose in comune, ma anche non avere cose in comune per poi, non so, scoprire nuove cose, nuovi mondi, nuovi modi di pensare, insomma. Diciamo da avere tutto in comune e no, ma non arriverei all'estremo opposto, ecco, non mi piace. Io credo nei poli opposti e non a seconda del tipo di relazione, cioè la variabile è il tempo. Se la relazione ha un tempo limitato vanno bene anche i poli opposti, anzi puoi trovare interessante trovare una persona che è completamente diversa da te. Per stare insieme una vita credo che siano necessari invece dei punti in comune molto forti, oltretutto, cioè una comunione di intenti almeno sui massimi sistemi, ma anche sui minimi, molto vicina. Nel film tu interpreti un terapeuta di coppia e tu un avvocato divorzista. Date alle coppie un consiglio nei vostri rispettivi ruoli. Non credere mai all'altro, mente sempre. Pesantezza. Se vivete insieme, da tanto tempo soprattutto, bagni separati. Due bagni separati, mi raccomando. È anche prevedibile, questo lo aggiungo agli difetti. Il miglior consiglio che vi posso dare.